De insignis et armis. Bartolo da Sassoferrato, 1313-1357, giurista, discepolo di Cino da Pistoia, il maggiore esponente della scuola giuridica definita dei commentatori, in De Ignis et Armis scrisse, verso il 1350, il primo trattato di araldica, poi definita La scienza delle scienze. Perché l'araldica oggi è quasi totalmente sconosciuta? Commento. Perché i blasoni, le insegne gentilizie, nazionali o civiche, gli stemmi, sono progressivamente abbandonati dalla legge rivoluzione, che prende sempre appunti per unire e non per separare. Adesso sembra che la scienza delle scienze sia la reincarnazione e non l'araldica.